Ebbene, ci sono state queste elezioni politiche in Inghilterra dove Theresa May ha letteralmente perso la sua, chiamiamola, scommessa. Infatti i conservatori sarebbero il partito più votato, ma perderebbero però la maggioranza assoluta nel Parlamento inglese. La BBC avrebbe ufficializzato i dati portati alla ribalta. Mancano pochissimi voti da scrutinare. E i Tory sarebbero a 300-313 seggi e i Labour di Jeremy Corbyn a 260. La previsione finale si attesta proprio al fatto che i conservatori potranno andare a 318 sotto la soglia magica dei 326. Significherebbe che si andrebbe verso un hung parliament, quindi un parlamento impiccato, alla necessità di dare vita a fragili, scusatemi, coalizioni e probabilmente a governi di minoranza. I dati di Exit Poll sarebbero stati confermati, secondo cui Theresa May appunto doveva conquistare 316 seggi, mentre i laburisti di Corbyn ne dovrebbero stare a 266 complessivi. Sarebbe dunque una dura sconfitta, una cocente sconfitta per la povera Theresa May. Il Partito Conservatore non ha la maggioranza assoluta che la Presidente, la Premier, chiedeva da tempo per negoziare la Brexit, dando posizioni di forza, mentre il Labour del vecchio leader Corbyn, dato per spacciato solo un mese fa, si ritrova accreditato di un notevole recupero rispetto a 2 anni fa e un incremento piuttosto cospicuo in termini di seggi. Questo sarebbe quanto. Grazie per l'ascolto, grazie per la gentile visione del presente video. Dunque, Theresa May perde la scommessa, perde anche, sembra, queste elezioni politiche del Regno Unito, quindi in Inghilterra. Saluti, a presto e grazie.